L'esposizione internazionale delle due ruote si avvia alla conclusione di una settimana fieristica di grande successo, traguardando già l'edizione 2024, e lo fa aprendo un anno interamente dedicato alla celebrazione dei 110 anni di vita della manifestazione. Era infatti il 1914 quando al Corso Aldiana di Milano si tenne la prima edizione di quello che era l'Esposizione Mondiale di Motociclismo, il primo passo di una fiera che in oltre un secolo di storia si è affermata come l'evento più importante al mondo per l'industria di riferimento, evolvendo insieme le imprese di settore e raccontando la storia del paese attraverso le due ruote. Per festeggiare questo unico traguardo, EICMA ha lanciato durante la 6 giorni il suo logo celebrativo, prima e ufficiale azione di comunicazione che anticipa un anno contraddistinto da iniziative speciali ed eventi. L'arte delle due ruote da 110 anni è il claim che accompagna il marchio celebrativo uscito dal tratto di Lorenzo Marini, pubblicitario, co-founder e direttore creativo dell'agenzia Yes Marini di Milano. È lo stesso artista a spiegarne l'origine e l'ispirazione. Il giallo rappresenta la luce, il sole, l'energia. Il nero rappresenta la traccia, il percorso, la ruota. Questa combinazione crea un'opera d'arte vibrante che si contrappone all'importanza di più di un secolo di storia. Serve a ricordare che la storia è adesso. La storia accade in questo momento, nell'eterno presente. Non si chiude solamente l'edizione 23 di EICMA, ma si apre soprattutto il percorso di comunicazione che porterà a celebrare l'edizione 2024 della manifestazione. Un'edizione particolare perché, come sapete, celebreremo i 110 anni dell'evento e proprio per l'occasione abbiamo deciso di celebrare questo traguardo attraverso un logo che ci accompagnerà in tutto il percorso da oggi sino appunto all'edizione che si terrà dal 5 al 10 novembre 2024. È un logo che si ispira all'arte poiché crediamo che la nostra industria abbia non solo una deriva artistica ma abbia nell'arte la sua vocazione, il proprio DNA. E crediamo alla stessa stregua che andasse in qualche modo celebrato brindando al passato e guardando al futuro. E il logo è creato grazie alle sapienti mani, alla creatività di Lorenzo Marini, pubblicitario e artista internazionale, si ispira proprio a questo. È un segno grafico che in qualche modo traguarda il 2024 con quel significato artistico che chi vive il mondo delle due ruote e che il mondo delle due ruote riconosce e tributa al settore. Quindi, insomma, un modo come un altro per cominciare sin da subito a raccontare una storia e lungo tutto il 2024 organizzeremo degli appuntamenti, degli eventi proprio per suggellare questa importante celebrazione.